Prepariamo la pasta frolla con 250 g di farina 00, 130 g di zucchero, una bustina di vanillina, un pizzico di sale, 130 g di burro che ho già fatto a pezzetti. Iniziamo ad amalgamare gli ingredienti. Aggiungiamo un uovo intero, ed un tuorlo. Andiamo quindi ad avvolgere la pasta frolla in una pellicola alimentare e la conserviamo in frigo per almeno 30 minuti. Riprendiamo quindi la pasta frolla e andiamola a stendere. Ritagliamo della carta forno . Bucherelliamo la pasta frolla . Aggiungete dei legumi secchi e inforniamo a 180 gradi per circa 20 minuti. Trascorsi i 20 minuti andiamo ad eliminare la carta forno con i legumi e li mettiamo ancora in forno per altri 10 minuti per far dorare anche la parte interna. Trascorsi altri 10 minuti avremo fatto dorare anche l'interno, come vedete i bordi sono più cotti, l'interno resta leggermente più bianco. Andiamo adesso a preparare la farcitura per riempire il guscio di pasta frolla. Fate raffreddare bene la pasta frolla prima di toglierla dallo stampo. Lavoriamo in una ciotola 250 g di yogurt, io l'ho scelto bianco, però se preferite potete anche utilizzare quello al caffè o altro gusto che si abbini bene comunque al caffè.
20 g di zucchero, 150 ml di caffè non zuccherato. Montiamo 400 ml di panna per dolci. Quando la panna sarà ben montata, andremo ad aggiungere lo yogurt zuccherato con il caffè. La nostra crema per la farcitura è pronta. Questa è una crema senza cottura, ottima non solo per farcire i dolci, ma anche per essere mangiata al cucchiaio, proprio come un dessert. Andiamo a prendere il nostro guscio. Andiamo a farcire con la crema. Quando avremo livellato per bene tutto il fondo, verseremo la restante crema in una sacca poche per le decorazioni. Una spolverizzata di cacao, questa è la crema al caffè che abbiamo realizzato quando abbiamo preparato i cioccolatini, vi rimando a quel video per la preparazione. Ed ecco il nostro dolce pronto, conservatelo in frigo fino al momento del consumo. Come sempre, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un commento giù in fondo al video con i vostri suggerimenti e le vostre opinioni, un like, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margie! È una versione mini che ho realizzato con un po' di pasta frolla in eccesso e della crema che mi è avanzata con il cacao e meringa.